io sono Anghisus e oggi siamo su Yu-Gi-Oh! Duel Link. Ok, volevo interrompere un po' con Mega Man, nel senso che va bene, c'è chi piace Mega Man, c'è chi non piace, e come sapete il mio canale. Sul mio canale vorrei portare anche diverse cose, e questo gioco me l'ha fatto conoscere il Rosso, e veramente ragazzi è una figata assurda. Davvero, hanno fatto della Konami, spero di aver pronunciato giusto. Come vedete sono in fase 17, e questo vuol dire che per ogni fase loro vi danno delle missioni. Ogni volta che ne completate tutte, l'ultima missione è completa le missioni di fase 17, e in questo modo voi salite di fase. Non è necessario, come si può dire, guadagnare esperienza, dovete semplicemente fare tutte le missioni. Per esempio, effettua uno scambio con il commerciante di carte una volta, ok? Infliggi 1000 punti di danno da effetto in Duel World, vinci 3 duelli contro T-Garden, vinci 9 duelli in Duel World, ok? Queste qua sono tutte opzioni, sono tutte missioni che abbiamo da fare. Questo qua, ragazzi, quello di cui parlava lui, è il commerciante di carte, ma ci sono veramente tante cose da poter effettivamente vedere, e stare qui a raccontarvele tutte non finirei più, probabilmente. Come vedete, alcune carte costano solo soldi, altre invece costano oggetti. Questi oggetti li trovate convertendo le carte dal negozio, convertendo le carte che acquistate, scusate. Ci sono delle bustine che costano o gemme, o purtroppo, come va molto spesso, soldi reali. Infatti vedete, posso convertire tutte queste carte qua, mi danno oro e gioielli, ok? Le carte che vi restano sono 3 di ogni tipo in pratica, e hanno varie rarità. Comunque, in questo periodo stanno facendo l'evento Mondo Toon, che è l'evento legato a Pegasus, infatti, vedete? Eccolo qua, Maximilian Pegasus, spero di aver pronunciato giusto. Ragazzi, il cartone non l'ho guardato tantissimo, neanche quello, forse per quello che non ero così appassionato. Comunque, duelliamo. Maximilian Pegasus, livello 40, contro... in questo momento sto usando Kaiba, esatto, non ho scelto Yuji. Ma ho scelto Kaiba perché Yuji è troppo scontato. Ho voluto fare l'alternativo. Comunque, i personaggi di Yu-Gi-Oh! Classico, cioè quello proprio delle origini, con Yugi, Kaiba, Joy, così, ci sono davvero tutti. Davvero tutti. E anche le prime... le carte poi non sono solo quelle vecchie, perché per esempio, non so se voi siete... avete presente un po' il gioco moderno, ma... non ci sono Gixxis, per esempio, ma abbiamo i Naturia. Non so se vi ricordate i Naturia, sono dei mostri che sono stati introdotti molto dopo il primo video. Comunque, diversi personaggi hanno diverse abilità. Infatti, per esempio, Maximilian si setta a Mondo Toon. E io parto, mamma mia, parto benissimo. Cioè, non benissimo, ma parto decisamente bene, perché, ragazzi, come vedete, ho annulla carta magia in mano. Purtroppo non posso fare granché, nel senso che posso, che ne so, settare questa e anche questa per fare un po' delle carte trappola, però penso che lui non ci cadrà. Quello che voglio che lui faccia è che lui posizioni diversi mondi toon, ok? In questo modo io, per esempio, adesso posso evocare Pesciago, cosa che farò. E attivo anche, che ne so, tipo annulla carta magia. Noi la attiviamo e gli distruggiamo il mondo turno. Queste qua sono le mie e questo qua è il mondo turno, ok? Vedete? Se noi la selezioniamo, spacchiamo il mondo turno e spacchiamo anche tutti i mostri turno che ci sono attualmente sul terreno. E cosa non in pace? Vuoi passare a battle pace? Sì, ragazzi. Come potete vedere, mostri sono in 3D, che è la figata più... La cosa che mi dispiace un po' è che voi non sentiate le musiche, ma magari in qualche modo sistemerò questa cosa qua. E gli andiamo a togliere al vecchio Maximilian Pegasus 1500 punti di vita. Come vedete, abbiamo 4000 life points, come vuole il Yu-Gi-Oh! Originario. Cavolo, un altro mondo turno. Andate via voi. Ok, si è dovuto ridurre di 1000 life points, perché ogni volta che attivo un mondo turno lui si riduce di 1000 i life points. Funziona così il mondo turno. Lo attacchiamo o no? Perché le carte turn sono veramente veramente fortissime. Baffamagno, chi non risica non rosica. Quanto va? 1004. Ok, distrutto. Che cos'era tra parentesi? Non può attaccare anche come una bucata, ma... Non dico che non sono questo, però...
quanto sono dopati i mostri Toon? Questa è la mia domanda. Cioè, attaccano diretto. Solo detto quello, ho detto tutto. Noi attiviamo già della cubiligia. E quindi peschiamo uno. Oh Jerry, ciao Jerry. Ok, stendardo del coraggio non fa mai male. Ci bustiamo i punti. E ragazzi, visto che praticamente... Che sciocchezza, cosa fai? Rivelo la mia carta coperta. Allora, adesso noi ripassiamo all'attacco. Però voglio aspettare prima di sconfiggere Maximilian. Perché ragazzi, più cose facciamo nei nostri turni, più guadagniamo punti a fine duello. Che ne so, se noi facciamo già un'evocazione tramite tributo, guadagniamo tot. Se noi facciamo anche un'evocazione tramite rituale, guadagniamo tot. Che cavolo è questo? Primo, secondo, secondo. Ok. Wow, se si è settato giù cose. Ok, perfetto. Allora, in questo caso noi andiamo a fare questo. Facciamo un'evocazione normale, sì. Vogliamo offrire due mostri con tributo, offriamo pesce, luna, ago e Jerry, uomo fagiolo. Jerry. E come potete vedere, i mostri peculiari hanno una loro animazione. Per Kaiba, Drago Bianco più blu è il suo mostro peculiare e quindi ha un'animazione che fa paura. Nel caso di Joy, che è il mio preferito perché ha Drago Nero Kyros. Ragazzi, io ho sempre adorato Drago Nero Kyros. Drago Bianco più blu, spostati, è meglio Drago Nero Kyros. Distruzione schiacciante, la attiviamo. E gli andiamo a spaccare il secondo mondo tour o un'altra carta. Mondo tour non mi fa tanto paura. Spaccheremo un'altra. Spacchiamo questa. Ok, non ha intenzione di abbandonare. Che cos'è che era? Quando mostro di mandato il terreno, cavolo, c'era forte quella carta. Proviamo un attacco diretto, vediamo se va. Va! E abbiamo sconfitto Maximilian Pegasus. Con un drago bianco più lui in 3D lì che fa paura, cioè bellissimo ragazzi, bellissimo. Ci sto giocando neanche tantissimo, non è difficilissimo andare avanti di fase, se avete tanta voglia di... Non riesco più a parlare. Se avete tanta voglia di giocare, ce la fate anche in poco tempo, veramente poco tempo. Ok, come vedete a fine duello riceviamo dei life points. Sia noi che i nostri personaggi hanno un livello, noi avanziamo di fase, i nostri personaggi invece avanzano proprio di livello, e qua invece serve l'esperienza. Come potete vedere però, per ogni livello raggiunto, per esempio il livello 15 mi danno 50 gemme, per il livello 16 mi danno soffio esplosivo di distruzione, che è quella di Drago Bianco di Blu. E a fine duello otteniamo praticamente dei punti, come potete vedere, in base a quanto abbiamo fatto. Un gioiello super raro, molto buono. Preferivo un ultra, ma no, va bene lo stesso, anche i super mi servono, perché servono per il commerciante di carte. E a fine duello, in base alla difficoltà con cui abbiamo affrontato Maximilian, otteniamo tot. Questi punti vengono moltiplicati per un numero. Ok, essendo Maximilian parecchio forte, in questo caso il nostro punteggio viene moltiplicato per 18 e ci facciamo 169.700 punti. Voi direte, che cavolo, quanti punti sono? Ragazzi, sono tanti, ma vedete, ho raggiunto 120.000 punti, otteniamo una cosa, 140.000 punti, poi riceviamo una carta addirittura, e ci fermiamo qui per a questo punto. Nella schermata qui, come avete visto, possiamo claimare le nostre cose che abbiamo ottenuto, e qua invece in alto possiamo osservare le carte che ci mancano, per esempio. Noi siamo a 180.000 punti? Sì, 180.000 punti. E l'evento va avanti fino alla bellezza di 2 milioni di punti. Dove sblocchiamo... non lo so, cosa sblocchiamo? Un'icona, l'icona di Pegasus dovrebbe essere. Qua invece sblocchiamo altre cose. E il mio obiettivo sarebbe arrivare a 1.200.000 punti per ottenere Drago Toon Occhi Blu. Cioè, ragazzi... Offriamo come tributo due mostri mentre controlliamo Mondo Toon. Non può attaccare nel turno in cui viene invocato specialmente, ma pagando 500 life points con Mondo Toon in campo, questo attacca diretto. Attacca diretto! Cos'è sta cosa? Ma come vedete la strada è ancora molto lunga.
e hardware, perché siamo solo qui. Io ho fatto un po' di cose, le ho già fatte, come vedete. I primi sono anche facili da fare, poi come vedete i primi sono ogni adesso sono ogni 20.000 punti e dopo invece vanno ogni 25.000 punti, vanno sempre aumentando ogni fase praticamente. Ovviamente durante questo evento la sua particolarità è che potete sbloccare abbandono. Abbandono viene sbloccato, come vedete qua ce n'è un altro, ma in realtà ve ne danno un altro prima quando sbloccate Pegasus, se non sbaglio, eh. Qua ci danno il rito dell'illusione nera. Sì, qua a 35.000 punti potete sbloccare Maximilian Pegasus e insieme a lui sbloccate tutto il suo mazzo, ciò vuol dire anche abbandono e rito dell'illusione nera, le carte per evocarle. Ma continuando nell'evento e arrivando a 350.000 punti potete sbloccare un altro abbandono, il che non è affatto male, perché due mostri rituali di questo tipo con due magie rituali di questo tipo in deck, ragazzi, sono veramente fortissimi. Volevo vedere se si aggirava tra di noi il vagabondo, ma no, a quanto pare non si aggira. Il vagabondo, ragazzi, è una persona misteriosa che assomiglia incredibilmente a Rosso di Pokémon. Comunque direi che per concludere qui non voglio tediarvi troppo, perché comunque è un videogioco così da fare quando uno ha un po' di tempo, un po' di voglia di giocarci. Andiamo a aprirci una bustina. Le bustine costano 50 gemme. Io ne ho già aperto un po', perché i mazzi che avete visto prima che stavo usando contro Maximilian me lo sono fatto io, per esempio. Andiamo a aprirci, che ne so, a caso, ragazzi, una busta di Ultimate Rising. La acquistiamo e magari saremo fortunati. Oh, tre Kuribu. Oh, ragazzi. No, è un fail, è un troll questo. No, non è un troll invece. Tiki parassitario, grande mamma. No, no, non era un troll, abbiamo trovato Turbine. Turbine è parecchio buona. Scusate, ho sbattuto. Turbine è parecchio buona, perché paghiamo 500 life points e possiamo distruggere una carta magia o carta trappola scoperta sul terreno. Molto buono, ragazzi, pensavo fosse un troll, invece no. Ci sono anche i troll, esattamente, sì. Comunque non penso porterò una serie su questo videogioco, era semplicemente per farvi vedere un po' come funziona, farvi vedere perché mi piace, perché effettivamente, ragazzi, è fatto, cioè, graficamente molto bene, secondo me. Se il gioco vi è piaciuto potete scaricarlo, è su Google, è sul Play Store, penso che ci sia sicuramente anche per iPhone. Di solito non sponsorizzo un'app, ma veramente, ragazzi, se vi piace scaricatelo, giocateci. Perché no, vi faccio vedere il mio ID duellante, quindi, così se volete aggiungermi potete farlo. PvP non l'ho ancora fatto molto, c'è anche PvP, è vero, queste qua magari non facciamole vedere. Il mio ID duellante, ragazzi, è questo qua che vi sto facendo vedere in questo istante. Se volete aggiungermi alla lista amici potete farlo, accetterò le vostre richieste. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella, ragazzi.